sé, quindi ci dà un po' di soldi in più da questo punto di vista, anche se dal punto di vista contabile del nostro finale il saldo non cambia, perché era appunto poi il primo momento di difficoltà. Noi riteniamo, cioè oggi come oggi, noi riteniamo che ci sia comunque ancora un delta tra le previsioni del Ministero e le nostre previsioni, che sono poi state confermate in parte dalla prima fase di andamento dell'IMU, di circa 120.000 euro. Da questo punto di vista, questi 120.000 euro, noi abbiamo una fondata speranza, ne parlavamo anche con gli organismi competenti, la fondata speranza che tutto questo sia venga riconfermato come la prima fase, e quindi che il Ministero ci riconosca un ulteriore stanziamento per il Fondo Sperimentale di Riequilibrio che tenda a far sì che questo squilibrio venga colmato. Tuttavia in questo momento noi non possiamo non prendere atto che lo squilibrio rimane, e quindi la proposta oggi per essere dovremmo dare atto che c'è la possibilità di predisporre entro il 31 ottobre 2012 un'ulteriore revisione dell'IMU sulle seconde case, sugli accessori, dallo 0,83 al 0,87, che potrà essere annullato se il Ministero prenderà atto di questa situazione. Siamo abbastanza fiduciosi da questo punto di vista. Come per la spending review, mentre da questo punto di vista quest'anno non ci sono modifiche, se rimanessero le previsioni di una riduzione di 60.000 euro per il 2013 e di 120.000 euro per il 2014, saremo costretti ad andare a un riequilibrio anche dell'addizionale IRPEF dallo 0,53 allo 0,56, perché questo è triennale, quindi non viene applicata da quest'anno ma verrà applicata dall'anno prossimo. Facciamo queste previsioni in questo momento perché se non prevedessimo già in questo primo assestamento di bilancio questa possibilità, noi non saremmo in grado poi di applicare eventuali nuove tariffe dall'inizio dell'anno prossimo per motivi di tempo, quindi non saremmo in grado di mettere la zona lì a fare questo. Abbiamo tempo comunque di rivedere le previsioni con una seconda variazione che è prevista comunque per il mese di ottobre. Per quanto riguarda poi la disponibilità a spendere gli avanzi di amministrazione, dobbiamo anche dire che il patto di stabilità, perché poi magari qualcuno pensa che il patto di stabilità una volta rientrati non costringa più il comune a sacrificio ad altre cose. In realtà il problema rimane, la nostra è una situazione difficilissima in questo momento, però dobbiamo stare attenti a quello che spendiamo. Abbiamo avuto, per fortuna, abbiamo anche cercato con forza uno stanziamento, c'è una possibilità di adesione al patto di stabilità regionale verticale, dobbiamo anche dare atto alla Regione del Veneto in questo senso di avere fatto un'azione di sostegno a tutti i comuni del Veneto di buon livello. Noi ci hanno liberato circa 160.000 euro in parte, peraltro, sul patto di stabilità verticale, di possibilità di spendere senza incidere in sé sullo scorrimento del patto di stabilità. Da questo punto di vista noi oggi non siamo in grado di spendere tutti questi soldi per problemi di ulteriore equilibrio, perché all'interno del bilancio non stiamo procedendo con una serie di incassi con la celerità dovuta, quindi facciamo oggi una spesa prudenziale da questo punto di vista, una spesa prudenziale di circa 64.000 euro per tutta una serie di investimenti che trovate sull'allegato A, sono sostanzialmente manutenzioni. Andiamo a spendere tutto quello che abbiamo su manutenzione, sulla scuola materna, le medie, le biblioteche, le convenzioni del cimitero, per riuscire ad andare a fare, ripeto, manutenzioni, perché ne abbiamo bisogno. Inoltre con questa manovra andiamo a fare una serie di variazioni dei vari PEG, dei vari responsabili che trovate nel secondo allegato, che sono a costo zero da questo punto di vista, cioè nel senso che mentre poi i residui vengono spesi, per quanto riguarda le variazioni di
bilancio sono le lezioni a risultato zero, quanto sono in più e in meno e devono corrispondere. Le variazioni più consistenti sono per quanto riguarda il primo settore, la variazione di entrata e uscita delle tariffe civili italiane, 50.000 euro, quando sono iniziate le risumazioni, quindi abbiamo un introito per tariffe di risumazione con un'uscita di pari livello. Trovate invece per il secondo settore la variazione che vi dicevo prima di 145.000 euro in entrata del fondo sperimentali di riequilibrio più un altro parte in entrata e in uscita sempre sui fondi sperimentali di riequilibrio. L'altra variazione consistente è quella per quanto riguarda la gestione dell'asilo nido, in quanto in pratica noi spendiamo circa 40.000 euro, almeno 43.000 euro, perché c'è stata una riduzione del servizio sostanzialmente dovuta alla crisi economica e quindi a persone che poi a un certo punto non hanno attivato il servizio, si sono ritirati a mezzo. Abbiamo qualche utenza in meno. Comunque quest'anno la situazione non è peggiorata, perché è una situazione arretrata e non siamo riusciti a mantenere il livello di servizi. L'altra variazione di una certa consistenza è quella dovuta al rientro, vi dico quelle più grosse, poi ci sono tutta una serie di piccole interventi, è quella del rientro del comandante dei vigili, che ci costa circa 18.000 euro, 7.800 euro, e viene compensata una mancata assunzione del nuovo economo comunale. Sapete che abbiamo avuto una riduzione del personale per motivi anche pesanti, tristi, e quindi non abbiamo provveduto in questo momento alla sostituzione. Quest'anno ci sarà un'ulteriore uscita poi di personale, quindi da questo punto di vista vedremo di riequilibrare poi anche il servizio in alcuni settori. L'altra questione di una certa consistenza, che ci aveva anche preoccupato per l'anno scorso, era una mancata entrata di ICI di circa 50.000 euro a dicembre, 28.000 euro di questi sono rientrati, quindi sono rientrati in ritardo, ma sono rientrati, quindi diciamo probabilmente hanno dovuto felicitare il personale. Vi do poi un ultimo dato che non c'entra direttamente con questo, ma credo che sia assolutamente interessante in fase finanziaria, ed è un dato sull'IMU. Siamo riusciti ad avere, ripeto prima c'entra, perché siamo riusciti ad avere delle proiezioni aggiornate sull'IMU. In questo momento, sulla base, sulle imposte che abbiamo dato, abbiamo un'entrata sulla simulazione IMU prevista di circa 1.800.000 euro, che corrisponde quasi a quello che avevamo detto noi. Dal punto di vista delle criticità, credo sia la cosa poi che possa anche interessare i signori consiglieri, siamo riusciti a fare il primo raffronto delle persone giuridiche che non hanno versato l'IVA. Cioè questo siamo in grado, e i dati in nostro possesso ci permettono di tutte le persone giuridiche di avere i dati dei non incassi. Non è neanche disastrosa la situazione, se volete, nel senso che chi non ha pagato, tanto per essere chiari, sono una, vabbè, a volte più stupidata che probabilmente andranno verificate, se non sono circa 50-100 euro non pagati, possono essere anche dovuti a situazioni particolari. Abbiamo invece una decina di situazioni di una certa consistenza che vanno dai 3-4 mila euro ma anche ai 30-40 mila euro. Da questo punto di vista sostanzialmente tutte legate al settore immobiliare, c'è una serie di imprese che a vario titolo o hanno investimenti bloccati o altre cose che evidentemente versano in un momento di criticità. Devo anche dire, non è una grande soddisfazione comunque, che sono sostanzialmente di esterne. Cioè dite che avevano investito nel nostro paese pensando che fosse un paese interessante per gli investimenti e che probabilmente sono in difficoltà. Ecco.
posso farti la domanda? Quanto era stato preventivato di incasso dell'IVU? No, è confermato quello che c'era, c'è l'entrata, cioè è la criticità che ti sto dicendo che è quello, però la proiezione la proiezione di incasso è stata sostanzialmente confermata. Quindi c'è ragione di aumentare, no? No, il problema è diverso, mi sembrava averlo detto prima. Noi abbiamo ancora un delta di disavanzo tra quello che prevediamo noi, che avevamo previsto noi e che era corretto, e la previsione del Ministero che era scorretta. La previsione del Ministero, data su dati che io non so quali siano, magari poi Ferraro potrà dire qualcosa di meglio se è in grado, non credo che neanche lui abbia in mano il perché ci siano queste difficoltà, era una previsione che differiva dalla nostra di più di 200.000 euro. Noi avevamo sostenuto che non era così, tanto è vero che 145 ce ne hanno dati dietro, perché e ce ne sono altri 120 su cui noi siamo in contestazione sulle previsioni. Quindi da questo punto di vista, se riusciamo a rientrare, il problema si risolve anche questo. Quindi non è un problema di errori di proiezione interna. Sono state confermate al 99%. Non siamo in grado oggi, proprio per motivi tecnici, di tabulati o meno, di avere un quadro sulle persone fisiche che non hanno pagato. Perché questo è un po' più complicato, stanno tentando di venirne a capo anche gli uffici, mentre sulle giuridiche è più semplice, su quelle private c'è qualche problema in più. Ho l'impressione che sarà ancora più complicato per quanto riguarda avere dati immediati, per quanto riguarda tutto il comparto agricolo. Era solo per dirvi che in un momento di questo tipo, pur non evidenziando da parte del Comune, che ci sarà questo dato dal punto di vista, grandissime criticità, è un'assurdità che siamo ancora qua oggi, alla fine di settembre, a discutere quali sono le possibili posizioni di quest'anno sulle entrate nostre dello Stato, testimonia anche di una difficoltà generale del Paese che tocca anche i nostri comuni. Purtroppo devo dire che tocca molto di più i nostri comuni che non altre realtà. Lo sapete anche benissimo nel giornale di oggi, le cose sconvolgenti che arrivano anche da altri enti, poi in realtà fino a sommato le piccole realtà per un comune che sono tamponate, voi pensate che siamo qua a discutere che fare a ottobre e che alcuni comuni credo debbano ancora approvare il bilancio di previsione a ottobre. Credo che sia, cioè, una situazione normale, con la dichiarata fallimento, tuttavia disabile. Per fortuna, ripeto, si riesce comunque a sopravvivere e vediamo cosa riusciamo a fare. Non ho altro da dire, ci sono delle domande politiche, magari abbiamo responsabili, tutti i responsabili del settore, quindi siamo a disposizione per farlo. Sì, dal metodo mio ripete più o meno quello che ci raccontavamo oggi su a banchi invertiti in provincia, dove sono in maggioranza, poi i discorsi sono sempre gli stessi. Il discorso che dicevamo all'inizio, faccio proprio un secondo di intervento sull'orario di convocazione, al di là dei ritardi, che dopo quelli possono succedere, era perché per la seconda volta si parla di bilancio nell'anno solare 2012. La prima volta ne abbiamo parlato a fine giugno, non ricordo il giorno, forse il 26, alle 3:30 del pomeriggio questa sera, e era il primo punto all'ordine del giorno alle 8:15. In un momento come questo, come diceva anche il sindaco, adesso si sentono, e i cittadini comunque sentono dei telegiornali, delle gestioni dei bilanci pubblici, quantomeno allegra, per utilizzare questo termine. Il fatto di convocare un bilancio, un consiglio comunale ad hoc sul bilancio questa sera, in un orario un attimino più accessibile anche alle persone, sarebbe stato anche questo un bel segnale. Da questo punto di vista personale, e mi limito a questo. Quello che volevo dire, perché ovviamente le scelte delle singole amministrazioni, che siano comunali o oltre, sono anche figlie di quello che viene deciso poi a livello centrale, e questo è un attimo chiaro a tutti. Si sente già negli ultimi giorni, si sentono già i primi proclami per le prossime elezioni nazionali, io credo che qualunque partito e qualunque governo vorrà essere un attimo credibile di fronte alla non credibilità che ha più la politica in generale per il prossimo turno elettorale, sarà rimettere mano ai concetti di patto di stabilità. Dico questo perché non si sa più effettivamente, il cittadino normale, oltre che gli amministratori, non capiscono più il significato di essere un comune virtuoso, perché se consideriamo comunque la virtuosità come un pagare anche per chi non paga,
è un percorso che sta quasi diventando più un handicap che non fa un valore aggiunto. Dico questo perché è una cosa assurda, abbiamo visto oggi come provincia che con 21 milioni di euro di avanzo di amministrazione, quindi ragioniamo su cifre diverse a quelle di questa sera, non si possono utilizzare e si debba al massimo andare a pianare debiti assunti in passato, perché è l'unica cosa che comunque non figura nel patto di stabilità ai fini delle uscite. Allo stesso tempo è difficile anche da immaginare, anche per uno positivo di carattere, come si possa uscire dalla crisi attuale se le singole amministrazioni comunali, in specifico anche quella di Nogara, non riesce, pur con un'eventuale disponibilità economica, a fare da volano per imprese comunque presenti sul territorio proprio nel portare avanti gli appalti che magari sono già messi in preventivo anche da amministrazioni precedenti, proprio per un'impossibilità di utilizzo delle risorse, non è possibile utilizzarli in questi cantieri farli anche partire. Il governo attuale, io mi ricordo quando c'era in carica il governo precedente, del quale il mio partito faceva parte, che qualche componente dell'attuale maggioranza, specialmente qualche componente della giunta attuale, aveva visto la tenuta di Monti come salvatore della patria, salvatore del salvabile di fronte a tutto quello che era stato sbagliato in precedenza. Quello che ci ritroviamo ad oggi è purtroppo un'applicazione dell'IMU che è molto difficile anche da parte degli stessi comuni da quantificare, da contabilizzare, quindi il fatto che tanti comuni, perché non sono quei pochi, debbano ancora andare in bilancio di previsione entro il 31 di ottobre, penso che sia abbastanza preoccupante, perché se si considera che vengono utilizzati i fondi pubblici per tre quarti di anno senza ancora preventivarli e metterli in bilancio di previsione, non è cosa da poco. La spending review ha fatto il resto, perché non è possibile pensare che enti che comunque sono economicamente a posto debbano comunque essere tagliati indiscriminatamente con tagli verticali e orizzontali, al pari di altri comuni che invece hanno fatto la maladministrazione economica come un modo di operare comune. Quello che avevamo detto tornando a Nogara era, ma ne parleremo anche sul punto successivo, in sede proprio di bilancio di previsione, in sede anche di piano delle opere triennali, avevamo detto che era forse un po' azzardato quello che era stato messo specialmente nel piano delle opere triennali, vincolandolo troppo, questi erano gli interventi almeno del nostro gruppo consigliare, ma mi sembra di parlare anche a nome di tutti, vincolandolo troppo ad entrate non sicure come potevano essere gli oneri di urbanizzazione o come potevano essere i contributi dati da esterni, vedi regione, vedi altri enti comunque soggetti al patto di stabilità. Vedremo nel punto successivo che queste previsioni purtroppo si sono anche reiterate tali, nel senso che altri enti comunque messi non troppo bene nella possibilità di avere contributi, stanno limitando anche la possibilità di investire nel nostro territorio di Nogara. Mi auguro, perché questa sera magari arriviamo a poche persone, purtroppo visto oggi mi sembra che neanche sui quotidiani locali fosse stata scritta della convocazione del Consiglio Comunale, quindi mi auguro che quando ci saranno nel nostro centro del paese quei tabelloni luminosi forniti dalla Coca-Cola, alcune informazioni che sono contenute in queste delibere siano ben chiare, perché i cittadini che nelle più funeste ipotesi si ritroveranno comunque una maggiorazione sia nelle aliquote IRPE sia nelle aliquote dell'IMU e anche di poco punto, credo che piuttosto di dover trovare da un momento all'altro nei bollettini l'aumento sia il caso di informarli adeguatamente, perché ripeto, siamo già a un livello di esasperazione che qualunque tipo di aumento comunque non va nella direzione di rasserenare gli animi, questo è evidente. Quello che ci sentiamo di dire, e per questo anche al di là delle varie voci in entrata e in uscita che alla fine vanno tutte a compensarsi, quindi non mettiamo neanche lì nel merito, quello che ci sentiamo di dire è per il bilancio comunque attuale, dove le previsioni comunque si sono rivelate, come dicevamo, sovrastimate o sottostimate, dipende se ragioniamo sulle entrate e le uscite, prossimi bilanci stiamo ben attenti, perché comunque quello che abbiamo visto quest'anno, abbiamo parlato di pressapochismo prima, adesso parliamo di incertezza totale, perché i comuni attualmente non hanno alcun punto fermo, se non delle proiezioni, e questo governo sta sbagliando sistematicamente, perché una volta si sbaglia il NIM, una volta si sbaglia il numero degli esodati, una volta si sbaglia tutto, quindi non sappiamo effettivamente mai su cosa poter proprio poggiare le nostre scelte. Speriamo che le prossime decisioni fatte da questa amministrazione comunale siano il più accorte possibili, perché si rischia altrimenti di dover far ricadere per un
poter mettere troppe cose in quelle delibere per dei risvolti negativi economicamente parlando nelle tasche dei cittadini di Nogara. Speriamo appunto che queste maggiorazioni, quindi lo 0,86 e lo 0,87 per quanto riguarda questa delibera, che a quanto capito la si predispone nell'ipotesi che, quindi prendendo in considerazione l'ipotesi di stracciarla nel momento in cui non dovesse essere necessario il fatto di farlo, sia eventualmente il discorso dell'IMU, possono essere delle ipotesi appunto non riscontrabili nella realtà. Quello che mi sento di chiedere è come amministrazione comunale, al di là dei lici dove sono entrati 28 su 50, ma anche questo delta, siccome attualmente non sappiamo ancora la prossima rata, quella di dicembre, che riscontro avrà parte della popolazione di Nogara, ci saranno dei solleciti, qualcosa nei confronti della popolazione per spiegare, siamo già nati monesi alle asse, come diciamo da noi, quindi anche un mandato introito di una somma, perché è vero che 50-100 euro non fanno niente, ma 100 euro per 1000 persone fanno qualcosa di più. Quindi da parte di questa amministrazione una ricerca proprio anche di sensibilizzare in merito la popolazione, o se saranno state comunque assunte delle altre decisioni, questo lo capiremo questa sera. Per quanto ci riguarda, speriamo appunto di evitare tutto l'evitabile, ci sarà un voto comunque di contrarietà, ma questo fa proprio sbaglio con quello che diremo nel punto successivo, proprio perché eravamo quasi stati ridicolizzati negli interventi che avevamo fatto in quel scorso consiglio di giugno, quando dicevamo che qualcosa non ci tornava nelle cifre che erano state scritte, e questa sera purtroppo abbiamo una rispondenza nella realtà che è forse peggiore anche di quello che pensassimo. Sì, il nostro, come diceva Simone, è molto contrario, anche perché si va diciamo così, ad aumentare quella che è la pressione fiscale in un momento di crisi finanziaria anche delle famiglie. La spending review stabilisce, come previsto dal decreto legge 95 del 2012, articolo 16, che le riduzioni del fondo sperimentale di equilibrio, che sono praticamente 15.000 euro nel 2012, 60 nel 2013, 120.000 euro nel 2014, e la risposta vostra che è stata data è stata quella già fissata, mi sembra di capire, di un aumento dell'aliquota tradizionale comunale IRPEF. No, non è così. Non aumenta quindi l'addizionale IRPEF. No, l'ipotesi è il discorso di IMU. Nel 2013 passa al 0,56% e nel 2014 passa al 0,62%. No, potrebbe. Io capisco che è così. Invece il discorso del condizionale che potrebbe, come dici tu sindaco, dopo se non è così, cioè, è un aumento invece probabile dell'IMU dallo 0,83% allo 0,87% entro il 31 ottobre 2012, questo nel caso in cui i dati, come spiegato tu, non fossero completamente corretti rispetto al Ministero. Quindi il nostro è un voto sicuramente contrario, io non entro poi nel merito di tutti i numeri. Non, cioè, sicuramente con questa proposta di delibera non aumento di quella che è la tassazione, la pressione anche nei confronti di famiglie che devono pagare una maggiore quantità di tasse. Speriamo che non ci sia l'aumento del limite dal 0,43 al 0,47. Di eliminazione delle tratte derivanti dai rimborsi del Ministero di Grazia e Giustizia,
per un importo complessivo di 42.950 euro in parte compensato dalla riduzione di spesa di 5.200 euro per il venir meno di specifica indennità. E dice, ritenuto a tal fine prevedere adeguata copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2012-14 tramite una riduzione e o posticipo del ricorso al turnover del personale dipendente. Cosa significa questo? Cioè, qualcuno me lo può spiegare. Allora, 5.200 euro, venir meno di specifica indennità, cosa si riferisce? Che senso? Leggo. Allora, allora, il meccanismo è questo. Prima veniva pagato da? Da? Dal comune? Dal Ministero di Grazia e Giustizia, con gli enti, cioè nel senso che andava e poi ritornava. Pagava il comune e il Ministero di Borsa. Il Ministero di Borsa. Il rientro, che poi non è di 42.000 euro complessivo sul triennale, che è rientrato ad agosto, quindi dal punto di vista, quindi poi in realtà lo bilancio minore sul bilancio di quest'anno, viene compensato dalla non sostituzione dell'economo sostanzialmente. No, no, ma io volevo capire, c'è scritto che il rimborso di 42.950 che ci dà il Ministero di Grazia e Giustizia finché non è applicato a tutte le facce, dice. Viene in parte compensato dalla riduzione di spesa di 5.200 euro per il venir meno di specifica indennità. Cosa significa questo? Qual è questa specifica indennità? Prego. Se poteste parlare con l'altra voce, perché non lo sentiamo. Chi è che risponde di voi? 5.200 euro per la massima indennità che percepiva per spegnere di bilancio. Sì, 340 euro, era un'indennità che il Ministero riconosceva per le funzioni che faceva da giudice di pace, quindi si pagava, quindi non ne abbiamo più come entrata adesso. Quindi noi pagavamo 5.300 euro in più di questa indennità, ci veniva rimborsata dal Ministero. E quindi adesso non ce l'abbiamo più, quindi noi abbiamo una minore entrata sotto quel profilo medici, rispetto alla cosa, ok? E quindi c'è scritto che per far fronte a questa differenza si provvederà a una riduzione ovvero al posticipo del ricorso al turnover del personale. Cioè vuol dire che si farà fare meno servizio all'altro personale? No, allora, sono andati in pensione delle persone. Sì. Qualcuno è anche morta. Sì. Che si poteva anche sostituire. È stata sostituita, viene compensata. Quindi la maggiore spesa che altrimenti in termini di patto di stabilità non avrebbe potuto essere sostenuta, viene sostenuta perché c'è un ritardo dell'entrata in pensione. Dall'anno prossimo succede un'ulteriore entrata in pensione di altro personale e quindi saremo in grado poi di sostenere il reintegro di alcune funzioni, per cui anche quella delle conosce. Ho capito giusto, allora 5.200 euro però vengono compensati senza fare la sostituzione della poca virgolette, insomma. Quindi facciamo rientrare dal comando che era andato all'isola della Scala, il comandante dei vigili, giusto? E a fronte di questo rientro non andiamo a sostituire la poca virgolette che. Allora, questo era un punto che mi andava aperto. Secondo, previsione di 1.821.411, ok? Il Ministero ha sbagliato la previsione per quanto riguarda il fondo di riequilibrio, giusto? Avete fatto una previsione di diminuzione di 145.000 euro, corretto? Però il sindaco stasera ci dice che effettivamente saranno comunque 1.821 prima del suo intervento, sindaco. Il Ministero aveva previsto un'entrata superiore a quella nostra, sì. Che andava a 2 milioni di euro di entrata, che non era così, ma la previsione del Ministero l'avevamo dotata in prima battuta, adesso loro ci hanno dato 145.000 euro a compensazione del fatto che non entravano i soldi. Perché noi, secondo i nostri uffici, abbiamo stimato che la differenza sarebbe circa 120.000 euro, è corretto? Cioè, non lo può spiegare Ferraro questo passaggio? Ferraro venga dentro. Sono io il responsabile. No, comunque se vuole glielo spiego. Si sta ragionando innanzitutto.
innanzitutto bisogna ragionare. Venga, venga.